Gianni, c'era anche il traduttore, l'amico che è qui, in una situazione molto molto particolare e comunque piena di fascino. Ci siamo trovati nell'ambito del vecchio dell'ospedale al mare, non so se sapete, al Teatro Marinoni, che è un edificio che era bellissimo con tutti gli affreschi di cherubini, che però è fatiscente completamente. E c'era una specie di, diciamo, una specie, come dire, di gemellaggio con il Valle di Roma, e quindi c'erano mostre, c'erano attività. C'era una bellissima mostra di fotografie, di facce digitali, fotografie fatte da lui. E c'era Gianni che leggeva invece delle poesie di Lorca. C'era il sole, c'era il vento, c'erano le tende del teatro che sbattevano, c'era l'aria del mare, c'era anche qualcuno in fondo che si vedeva che camminava in spiaggia, e qualcuno anche in costume da bagno. E è stato un pomeriggio un po' surreale. E c'erano tutte queste facce digitali che erano messe così, tutte intorno, con l'occhio rivolto verso il centro della stanza, diciamo, no? E è stata una cosa molto importante perché l'occhio di questi gitani sembrava un po' l'occhio che ha lui verso Venezia. Cioè lui è proprio l'europeo, lui è francese, mezzo corso, veneziano anche, poi è anche, diciamo, no? Berlina. Sì, cioè lui è proprio l'occhio dell'europeo, non è un occhio di turista, non è neanche un occhio di viaggiatore, è un occhio proprio, diciamo, come fosse il cittadino dell'Europa, il cittadino del mondo. Infatti lui coglie di Venezia, sentirete, delle cose molto sommesse. Lui coglie delle atmosfere che solamente i veneziani notano, cioè l'acqua scura, le chiese fresche, gli affreschi, quell'odore che c'è certe volte di sera, di nebbia, di muffa, di alghe, poi facce di persone che girano per Venezia ma che nessuno guarda, tipo qualche, magari, non so, qualche mendicante, qualche clochard, situazioni che non sono veneziane nel senso, diciamo così, del turismo, dell'aspetto bello, ma che sono veneziane nel senso della malinconia. È come se fosse la malinconia di uno che ha molto viaggiato, che ha molto voluto bene ad una città e che se la ritrova, come noi per esempio quando vediamo la faccia di una persona che non conosce, magari non so, una persona cara che la vediamo dopo 10 anni, vediamo che ha delle rughe in più, uno sguardo magari un po' più affaticato, e lui nota, abbiamo visto proprio queste cose delle pietre di Venezia, un po' uno sguardo alla Ruskin, un po' più intimista, e lui scrive delle poesie molto brevi che sono proprio delle fotografie, sono quasi degli haiku leggermente dilatati e molto brevi, vedrete, ma molto, proprio è l'occhio che vede e l'occhio che racconta. E di questa giornata bellissima del Lido c'è anche una poesia. Sì. Vai. E poi era bella questa cosa delle foto che a ciascuna era abbinata, anche era tutt'uno con la foto sotto, la poesia di Lorca, quindi c'era questa cosa tematica che era molto bella. Allora lui ha scritto di questa esperienza che ha avuto al Valle, al Lido, questa poesia. L'attore veemente sono io, mi viene da ridere. Oh attore veemente, che declamasti poesie di Lorca davanti a fotografie di zingari in un teatro malandato. Divagavi verso la grande spiaggia e il mare delle meduse. Eravamo in questo giorno finalmente a Venezia. E questa è la poesia.
Tu m'as peinte nue, avec tant d'autres corps retournés, renversés sur le plafond d'une petite salle de l'Athénée. Il s'agit du jugement dernier, et le sauveur a un visage de fou. La nuit, nous sortons pour aller voir l'eau. Mi hai dipinto nudo, con tanti altri corpi, rigirati, capovolti, sul soffitto d'una saletta dell'Ateneo. È il giudizio universale e il Salvatore ha un viso da pazzo. Di notte usciamo alla volta dell'acqua. Oh, belle ensorceleuse avec de longs colliers, je ne peux me taire, bien que tu voulais me voler aussi. Tes yeux étaient doux, peut-être, d'avoir tant menti. Je pense à toi, en longeant sur le quai, la prison des femmes. Oh, bella mediatrice, dalle lunghe collane, non posso tacere, benché tu volessi rubare anche me. I tuoi occhi erano dolci, forse d'aver tanto mentito. Penso a te, seguendo la fondamenta della prigione delle donne. On a planté la lame d'un grand couteau dans ta tête. Tes pupilles sont devenues blanches. Tu regardes sur la toile le ciel dans une sorte de délire. Doucement, tu m'emportes avec toi. Hanno piantato la lama d'un grande coltello nella tua testa. Le tue pupille sono diventate bianche. Scruti sulla tela il cielo in una sorta di delirio. Dolcemente mi porti con te. Une femme au visage recouvert d'un épais pelage vient souvent mendier devant le pont des soupirs. J'hésite un soir à lui adresser la parole. C'est elle qui soudain m'invite à faire un pas de danse. Una donna dal viso coperto d'uno spesso mantello viene sovente a mendicare davanti al ponte dei sospiri. Esito una sera a rivolgerle la parola. È lei che di repente mi invita a fare un passo di danza. Je nage souvent le matin jusqu'à l'île de Saint-Servolo. Je pense aux fous d'autrefois. J'entends leurs cris vers les palais et les églises, leurs hurlements en voyant au loin les gondoles noires. Nuoto spesso la mattina fino all'isola di San Servolo. Penso ai pazzi dei tempi passati. Ascolto le loro grida verso i palazzi e le chiese. Le loro urla nel vedere lontano le gondole nere. D'une visite à une femme allemande qui peint depuis longtemps des tableaux les uns sur les autres. Son entablier est envahi de noir, de rouge et de brun sombre.
elle n'a pas oublié le suicide de Christ. Di una visita a una donna tedesca che dipinge da molto tempo quadri gli uni sopra gli altri. Il suo atelier è invaso dal nero, dal rosso, dal bruno scuro. Ella non ha dimenticato il suicidio di Kleist. De grands pans de couleur m'empêchent un soir de marcher dans la vieille basilique. Je suis ravi comme un enfant. Je monte avec eux dans les coupoles du ciel. Dei grandi pavoni variopinti mi impediscono una sera di camminare nella vecchia basilica. Sono felice come un bambino. Salgo con loro nelle cupole del cielo. Vieux bateau blanc Minerva que je peux à peine évoquer tant il reste secret de l'autre côté de la Giudecca. Je regarde la coque rouillée, les portes, les hublots fermés, puis je m'éloigne sans faire de bruit. Vecchia nave bianca Minerva, che posso appena evocare, tanto resta segreta dall'altro lato della Giudecca. Guardo lo scafo arrugginito, le porte, gli oblò chiusi, e poi mi allontano, senza far rumore. Sul Grand Canal, je fixe souvent près de Santa Lucia une tête de mort sculptée dans un mur. Tu es bien ancienne, sans doute, mais je continuerai à te remercier. Sul Grand Canal, fisso spesso vicino a Santa Lucia una testa di morto scolpita in un muro. Sei senz'altro molto anziana, ma continuerò a ringraziarti. Ton rire est une brèche joyeuse, homme des bois. Nous chantons la nuit par les ruelles de Santa Croce. Après avoir vu encore une mauvaise pièce de théâtre, je bondis, mon cœur regarde les étoiles. Il tuo riso è una breccia gioiosa, uomo del bosco. Cantiamo la notte delle calli di Santa Croce, dopo aver visto ancora una brutta pièce di teatro. Salto, il mio cuore guarda le stelle. Oh, clochard barbu couvert d'oripeaux, assis souvent sur le banc devant le bassin de la Giudecca, tu restes des heures à regarder l'autre rive. Peut-être te reviennent en mémoire des poèmes de Pante. Oh, barbone barbuto, coperto di stracci, seduto presso spesso su un banco dinanzi al bacino della Giudecca. Resti per ore a guardare l'altra riva. Forse ti tornano alla memoria poesie di Pound. C'è la musica.
être flagellé comme le Christ, être martyrisé comme tous les martyrs, voilà sans doute notre désir. Mais nous irons sur des canaux chanter des madrigaux. Essere flagellato come Cristo, essere martirizzato come tutti i martiri, questo è forse il nostro desiderio. Ma andremo sui canali a cantare madrigali. Odeur forte de la lagune, je m'égare, j'erre un après-midi dans les ruelles avec des algues dans la bouche. C'est une mouette qui me repêche au large de la salute. Odore forte della laguna. Mi smarrisco, erro un pomeriggio nelle stradine con alghe nella bocca. È un gabbiano che mi ripesca al largo della salute. Dans la célèbre maison en or sur le grand canal, tu es le Saint Sébastien traversé par tant de flèches. Mais ta tête est surtout le dessin libre d'une révolte. Tu as un œil blanc et un autre voilé qui m'ouvre une porte. Nella celebre casa d'oro sul canal grande, sei il San Sebastiano, attraversato da tante frecce, ma la tua testa è certo il disegno libero d'una rivolta. Hai un occhio bianco, un altro velato, che mi apre una porta. Une promenade sous une pluie froide d'automne, une femme âgée joue avec une machine à sous dans un café. Je reste un moment avec elle au bord de l'âme. Puis, le premier bateau m'emmène vers une île perdue. Da una passeggiata sotto la pioggia fredda d'autunno. Una donna anziana gioca con una macchina per soldi in un caffè. Resto un momento con lei al margine dell'anima. Poi la prima barca mi porta verso un'isola perduta. Je jette, par un jour de brouillard en hiver, des chevaux et des lions dans la lagune. Un vieux mendiant au loin d'un pont me regarde. De grosses cloches sonnent du haut des campaniers. Getto un giorno di nebbia in inverno, cavalli e leoni nella laguna. Un mendicante anziano mi guarda da un ponte lontano. Grosse campane suonano dall'alto dei campanili. Je vois de loin les vitres tamisées aux fenêtres de la prison. Donc, les détenus ne peuvent jamais voir la ville sur l'eau. Ils sont sans doute encore plus absents dans l'absence. Les gardiens, eux, quand ils sortent, ont des allures de César. Vedo da lontano i vetri opachi alle finestre della prigione. Dunque i detenuti non possono mai vedere la città sull'acqua. Sono senz'altro ancora più assenti nell'assenza. Ma le guardie quando escono hanno aspetti da Cesari.
Oh, acteur emporté, qui clama des poèmes de Lorca devant des photos de Tziganes dans un théâtre délabré. Tu divaguais vers la grande plage et la mer des méduses. Nous étions en ce jour enfin à Venise. Oh, attore veemente, che declamasti poesie di Lorca davanti a fotografie di zingari in un teatro malandato. Divagavi verso la grande spiaggia e il mare delle meduse. Eravamo in questo giorno finalmente a Venezia. Je me rappelle avoir entendu une famille de Chinois faire de la musique dans un cloître de San Giorgio. Je pensais alors à leur village, à leur voyage. Je voulais frapper avec eux les cymbales dorées. Mi ricordo di aver sentito una famiglia di cinesi suonare una musica in un chiostro di San Giorgio. Pensavo allora al loro paese, al loro viaggio. Anch'io volevo colpire con loro i piatti dorati. Un moine a peur quand je lui dis que je suis artiste dans l'église éloignée San Francesco de la Vigna. Ses yeux et sa bouche me font part d'un malheur. J'ai envie de poser ma tête sur son épaule. Un monaco ha paura quando gli dico che sono artista nella chiesa lontana San Francesco della Vigna. I suoi occhi e la sua bocca mi fanno parte di un'infelicità. Ho voglia di posare la mia testa sulla sua spalla. Au-dessus d'une scène de l'Annonciation où la Vierge est comme troublée dans sa lecture, je suis le petit ange maigre et nu dans l'ombre du ciel. Je suis le signe caché. Sopra una scena dell'Annunciazione dove la Vergine è come turbata nella sua lettura. Sono l'angioletto magro e nudo, nell'ombra del cielo. Sono il segno nascosto. Oh, homme libellule, tu ne regardes pas assez le ciel et les étoiles. Je t'entraîne pourtant une nuit dans une longue farandole. À l'aube, nous monterons sur la colonne pour embrasser le lion. Oh, uomo libellula, non guardi abbastanza il cielo e le stelle. Ti porto tuttavia una notte in una lunga farandola. All'alba saliremo sulla colonna per baciare il leone. Soir, froid, hiver,
sur un bateau entre les îles de la lagune. Nous sommes très peu à faire le voyage. Nous restons silencieux sur les flots obscurs. Je crois un instant toucher la vie. Sera fredda d'inverno, su una nave, fra le isole della laguna. Siamo pochissimi a fare il viaggio. Restiamo silenziosi sulle onde oscure. Credo un istante di toccare la vita. Je vois, en découvrant un tableau où le Christ détruit avec une hache sa croix. Sur un autre, la Vierge bat l'enfant de toutes ses forces devant trois témoins qui ne sont pas surpris. Gioia di scoprire un quadro dove Cristo distrugge con l'ascia la sua croce. Su un altro, la Vergine picchia il bambino con tutta la sua forza dinanzi a tre testimoni che non sono sorpresi. Crépuscule avec des amis sur le quai de la Giudecca. Les églises, les maisons au loin tremblent. Le ciel lui-même s'en va. Léger, nous allons marcher un instant sur l'eau. Crepuscolo, con amici sulla fondamenta della Giudecca, le chiese, le case, tremano lontane, il cielo stesso se ne va. Leggeri camminiamo, un istante sull'acqua. Abbiamo finito.
Allora adesso abbiamo chi vuole il libro, cioè. No, ma io volevo se 5 secondi possiamo fermarci ancora? Sì. Volevamo sapere delle cose un attimo dal nostro Alain, proprio delle cose che mi hanno incuriosito e anche voi naturalmente dopo se volete domandare qualcosa. Dunque ti volevo chiedere questo. Come ha trovato Venezia venendo da Parigi, da Berlino, dopo anni che non veniva, che non era residente, diciamo, che cosa ha trovato, come gli è sembrato? Cioè, lui che ha questo rapporto forte con Tiziano, con Veronese, con Lacadoro, con le chiese, col Mantegna, eccetera, che cosa ha trovato? Siamo molto incuriositi di questo. Ho trovato una città molto bella, certo, molto bellissima, lo sappiamo tutti, credo. Ma una città anche un po' curiosa, un po' abbandonata, un po' come una vita che non viene direttamente, anche se c'è molta gente a Venezia, ma c'è molti visitatori. E quindi non tanto una città facile, una città difficile un po', da vivere. Vent'anni fa non era così, era diverso. Ah sì, sì, vent'anni fa era molto diverso. Guarda, il mio ricordo fa che adesso lo vedo sì, diverso. Comunque leggere le tue poesie è molto riduttivo, perché in realtà sono delle videopoesie, io le vedo molto videopoesie, e sono dei veri e propri tra il quadro e la fotografia. Le trovo molto belle, e le trovo proprio da, infatti, col tuo permesso, faremo magari assieme qualche videopoesia, perché le trovo molto, ma molto belle, anche se minimali. E noi non siamo abituati alla poesia minimale, siamo abituati alla nostra roboanza un po'. Qua ci troviamo di fronte a un poeta completamente diverso, dove il sentimento viene espresso in maniera minimale e va colto, va preso, va visto. Le sue poesie sono poesie che parlano, sono momenti, sono le poesie di un artista, di un vero artista, di un artista completo. Anche. Voi vedeste le sue foto, sono una meraviglia. Infatti io quel giorno non lo conoscevo, conoscevo Lalli, il suo traduttore, il quale mi ha detto verresti a lei, io ho detto sì, vengo più che volentieri. Io quando ho visto le foto sono rimasto veramente colpito. Sono foto in bianco e nero, bellissime. Fra l'altro fotografa con la macchina, quella diciamo normale, a pellicola, e sono foto meravigliose. Penso che l'incontro possiamo concluderlo qua e no? Ah no, non voglio parlare. Ah, devi parlare, non avevo visto la scaletta. No, e anzi, volevamo se qualcuno vuole sapere qualcosa da... Anche perché lui ha scritto queste poesie che sono piene di cose, appunto sono brevi, sono essenziali, ma proprio dentro ci sono delle micro storie. Se io ho anche comunque una curiosità mia, è anche banale come curiosità, ma io voglio chiederglielo, il quadro della Madonna che è scritto al bambino e di allora, San... Sono due quadri che, devo dire la verità, non sono a Venezia. Uno è molto famoso ed è il pittore messicano, si dice? Messicano, sì, Raffaele Orozco, con il Cristo che con una, allora, in italiano, nasce, questo Cristo distrugge la croce, è un quadro molto forte. E l'altro quadro è di, molto famoso, il pittore della Svizzera, di surrealista, come si chiama? Francis Bacon? No, da lì? Molto famoso, è un quadro dove, infatti, sul quadro la Vergine
Picchia. E era per me un buon gioco nel libro perché mi piace moltissimo la pittura veneziana, la pittura cristiana, posso dire, dal Medioevo al Rinascimento, tutta questa pittura molto importante e che si ripete molto naturalmente, Annunciazioni, Pietà, tutto questo. E infatti una volta quando ho scoperto questi quadri ho avuto una gioia di vederli. Ma è anche possibile che il Cristo con la sua una distrugge la croce e che è una pittura bellissima anche. E quindi se avevo come di dire sì. Cioè, sono innamorato di questo mondo veneziano, ma anche la pittura così può essere nella... Tu credevi. Io sì credevo che fosse un tuo desiderio vedere un quadro dove succede io questo. Dicevo, no, Gianni diceva, no, li ha visti sul serio. Il quadro esiste. No. Quello che volevo dire per spiegare un po' la mia poesia, anche se non so se è possibile spiegarla, ma è come... una fontana è semplicemente la poesia francese dell'Ottocento, posso dire, no, nella forma, un po', anche se la mia forma è esatto, molto breve, ma significa che lavoro con l'Alexandra, l'Alessandrino si dice anche in sì, sì. E che non per una scelta teoritica o come una scelta di ideologica, ma quando scrivo viene così. Quindi è così che lavoro con l'Alessandra. E penso che con il ritmo c'è forse una relazione con la poesia francese dell'Ottocento. E l'altra fontana è la poesia persiana, particolarmente di Rumi. E Rumi ha scritto, non ha scritto, ma alla fine della sua vita, hanno fatto un grande poeta persiano del 300, e lui ha scritto un libro che si chiama Rubaiyat, che sono più di 2000 poesie, che tutte hanno solo 4 righe. E quando è una variazione grandissima di temi, di letteratura, e sono molto impressionato, fascinato con questa possibilità che lui ha con 2, 3, 4 righe di o scrivere una storia o di veramente dare tutto un mondo poetico. E per me una parte della cultura poetica universale molto importante. E non sono d'accordo con Gianni. Perché in Italia c'è un grande poeta del Novecento che è Sandro Pena. È vero. Pena riesce ogni tanto con 2 righe, veramente sì. 2, a dare tutta una vita. A dare ma è che io non lo dicevo mica in negativo, anch'io scrivo così. Sì, sì, no, perché l'hai detto no, sì, in italiano. No, perché italiano. Sì, è vero. Comunque le mie poesie assomigliano molto perché son corte e definitive. Sono molto, sì, lo trovo Pena. Mi è venuto questa capacità che lui aveva con sì. alcune parole vero. Di sì, fare, sì, due versi di dare subito. Tutta la, sì, sì, la magia sì. della vita o di un sentimento, è vero. E che per me è una cosa anche interessante. Molto. Sì. Io sono stata molto contenta di aver proprio sia di lui come amico che anche proprio di aver fatto. Che mi sono letta questo libro con gioia, devo dire la verità. E quando uno se lo legge.